Ed eccoci qua, amici sportivi, a Macerata per la 32esima stramacerata, questa gara podistica intitolata anche a Bongelli, questo memoria, 14esimo trofeo memoria Bongelli. Domenica 29 maggio, una gara che mette insieme diverse attività, una 12 km classica della stramacerata e poi una 9,5 km di Nordic Walking, con tanti partecipanti anche qui. Poi c'è una camminata delle sette chiese, la 4 km della Stracanina. 4 km, e questa è un po' una nuova attività, una baby running con passeggino o il marsupio, come si vuole, insomma, libera attività. Quindi diciamo che ce n'è per tutti, e tanti sono venuti qui a Macerata per provare proprio queste attività, sia il Nordic Walking, che devo dire che sta prendendo veramente piede, è un'attività a tutti gli effetti della Federazione di Atletica Leggera, dove c'è un tesseramento con la massima ufficialità, insomma, attività vera e propria. E poi questa attività, diciamo, nuova della baby running, che se l'è inventata così, non so a chi è venuta questa idea, ma è simpatica perché abbiamo visto tanti genitori con il passeggino cercare in tutti i modi di correre quanto più veloce. E poi vedete qua c'è anche quella run post, quindi un'attività delle poste, proprio per quanto riguarda le poste vere e proprie, che sono qui per cimentarsi anche loro. Speriamo che siano dei postini, così andranno sicuramente più veloci, visto che si allenano durante la settimana per consegnare più velocemente raccomandate o poste di qualsiasi tipo. Eccoci qua, intanto con qualche protagonista che conosciamo, e qua il gruppo della Nuova Podistica Loreto, che fa sempre un gruppo numerosissimo. Giudici della FIDA, le varie società presenti, tutti pronti. Qui si parte dai giardini Diaz di Macerata, dove naturalmente qui siamo ai momenti preliminari, indossiamo le scarpe, qualche massaggio, e qua naturalmente la società organizzatrice, che schiera diversi elementi, la Polisportiva Agri di Macerata, con il nostro Ulisse Gentilozzi. Ormai è un veterano, lui ha fatto atletica leggera a livello giovanile, poi naturalmente è un animatore, sostenitore, è stato anche presidente provinciale dell'Agri Macerata. È presente anche Elio Severini, naturalmente della Ron Caffè, anche sponsor della nostra trasmissione televisiva, ci dà veramente una mano, oltre a Goba, che poi vedremo. Eccoci qua tutti pronti. E chi c'è in prima fila? Beh, naturalmente c'è lui, è immancabile a queste competizioni. Vedete come si prepara, pronto per lanciarsi, colpo di pistola e via, si parte. Ma quest'oggi naturalmente qui c'è Giovanni, che lo vedete, Moretti che gli dà filo da torcere, so, scherzosamente, insomma. Si parte con allegria per questa competizione, con il sorriso sulle labbra. Una gara, diciamo, con un percorso un po' saliscendi. Naturalmente siamo a Macerata, quindi non siamo a Civitanova Marche, quindi non c'è la pianura, o a Porto Recanati, insomma. Quindi quando si gareggia in queste città collinari è inevitabile, così come è successo a Sant'Elpidio a Mare e così via, insomma, no? Quindi ormai è una tradizione. Eccoci qua, dopo il giro così dei giardini, si esce con subito al comando Giovanni Moretti, e dietro c'è Marvin Perugini della Podistica Casette d'Ete. Hanno cambiato casacca, vedete, non è più quel rosso e giallo, ma il verde e giallo. E poi dietro abbiamo altri, c'è Davide Simonacci, eccolo qua, atleta per così dire locale di casa dell'Acli. E poi subito c'è Pianesi, c'è Bianchini, c'è Mazzoni Cristiano, c'è Roberto Costantini, insomma sono tanti, circa 800 gli atleti con i numeri. E poi dopo abbiamo visto tutte le altre varie attività, quindi abbiamo raggiunto o sfiorato quasi i 1000 presenti a questa competizione. Eccoci qua che si sale su, qui dov'è un famoso bar storico di Macerata, dove facevano dei maritozzi con la panna negli anni 60 spettacolari. Ed ora qua il settore femminile, che comporta anche un bel numero di partecipanti. La più anziana è Anna Di Chiara, settantenne Anna Di Chiara, che ha chiuso, diciamo così, per onore di cronaca, in 1:13:46, che non è male. Insomma, fare questi 10 km su questi saliscendi, attraversando il centro storico, insomma, poi asfalto, San Pietrini e così via. E per quanto riguarda poi gli altri a livello maschile, poi vedremo, insomma, ce ne sono di protagonisti che si danno battaglia. Si passa qua davanti allo Sferisterio, insomma, ormai
è un luogo celebre di Macerata, la stagione operistica ormai alle porte, ma anche nel mese di giugno c'è Musicultura dell'ottimo Cesanelli che mette in piedi questa manifestazione con tante collaborazioni. Eccoci qua intanto che partono, vedete, i protagonisti del Nordic Walking, super attrezzati, scarpe idonee, tutti hanno il cronometro magari col GPS e poi questi bastoncini che sono adatti anche per i percorsi asfaltati, e si parte tutti insieme per fare questa camminata di 9 km e mezzo, che non è poco. E poi eccoli qua i protagonisti della gara a 6 zampe, e qualcuno veramente l'ha fatta con 10 zampe perché aveva due cani o addirittura tre cani, quindi insomma qui abbiamo un bel numero di zampe che corrono tutti insieme. Eccoci qua, anche qui grande festa, ma devo dire che c'è chi l'ha presa anche sul serio, sia con questa attività con i cani, qualche cane ma non ne vuol sapere, e poi con i passeggini c'è gente che è partita veramente a tutto cercando di correre a più non posso, e poi c'è naturalmente chi ha i gemelli e quindi è tutto un altro tipo di corsa, un altro tipo di sforzo, perché poi andare in salita non è poi così semplice. Intanto qua i nostri protagonisti sono un pochettino più avanti, eccoli qua con Simona Santini che è la prima donna a livello femminile, ma dietro si intravede Francesca Capobelli, la maglia gialla dell'Osimo Braccaccini, e poi qui vedete con Simona c'è anche Riccardo Pianesi sulla destra, questo giovane di 20 anni, abita lungo la strada Regina, Villa Potenza, e svolge attività con la Nuova Podistica Loreto. Lui proviene veramente da un'altra attività sportiva, dal nuoto, dove non andava poi male, sta cercando anche di fare un po' di triathlon, perché chi proviene dal nuoto. Intanto qua la parte storica, il Palazzo Buonaccorsi, qui c'è la zona proprio dei musei di Macerata, c'è il Museo delle Carrozze entrando, ecco qua che entriamo, abbiamo un attimino di tempo, quindi vi facciamo vedere anche ciò che c'è di bello a Macerata. Qua vedete cose artistiche pregevoli, e poi andiamo alla cattedrale di Macerata, anche perché ricordiamo qui sono le sette chiese, quindi questa gara podistica, qui la cattedrale di Macerata, insomma veramente è uno splendore, chi ha tempo ritorni magari ed entri, poi vi faremo vedere anche qualche immagine proprio all'interno della cattedrale, mentre qua i nostri atleti sfilano. Ecco qua questa, diciamo, è la chiesina sulla parte sinistra, questa invece è la cattedrale, qui eccoci qua, dove c'è anche qua, vedete, la statua di Matteo Ricci. Eccoci all'interno della cattedrale, qui naturalmente giornata, la chiesa era buia per così dire, quindi abbiamo cercato un po' di arrangiarci, ed eccoci, ora ritorniamo ai nostri atleti, andiamo su, andiamo proprio qua alla chiesa di San Giovanni, è una delle chiese storiche di Macerata, e poi quindi cattedrale, San Giovanni, San Filippo Neri, qua eccola qua la chiesa di San Filippo Neri, e poi andiamo alla competizione, naturalmente va ancora per il corso, eccoci qua, e in testa abbiamo Moretti e Perugini che sono tutti e due insieme, qua avete l'orologio restaurato, proprio mi pare lo scorso anno sia stato restaurato, qua bellissimo, si può anche salire su, sono le giornate proprio per la visita, qua con vedete il tempo con le statuine che escono fuori e danno così questo aspetto particolare, qua la piazza di Macerata, la loggia dei mercanti, beh qui io ho un video dove su questa loggia si affacciò nient'altro che Mussolini quando andò a Corridonia per inaugurare il museo, il monumento a Corridoni, a Filippo Corridoni. Così qua passiamo davanti alle poste e poi si scende giù dopo le poste. Eccoci qua, ancora bellissimi questi palazzi. Ecco qua intanto i nostri protagonisti che stanno sfilando via. Marvin Perugini, Podistica Casette d'Ete, e il nostro Giovanni Moretti, lui è maceratese, ma gareggia per Potenza Picena. Eccoci qua anche un altro palazzo storico sulla destra, dove anche lì da visitare, bei affreschi all'interno. Ripassiamo di nuovo davanti alla chiesa e andiamo ancora lungo queste strade con pavé, dove naturalmente così
diciamo, la corsa non è poi così semplice, ma insomma va bene anche questo. Ecco, poi si esce e si va verso la zona dei Cancelli, stiamo uscendo verso Macerata e poi faremo la zona di in salita che ci porterà fino su a quella che è la chiesa di Santa Croce. Eccoci ancora sempre in testa con Moretti e Perugini. Questo è il vecchio stadio della Vittoria. Qui c'era una pista dove si è gareggiato fino agli anni 68, 67, 68. Una pista in terra rossa. Ora questa pista è stata un po' riadattata. Insomma, c'è qualche cosa, ma insomma, qui veramente le gare ufficiali si facevano su questa pista che era di 300. 340, 350 metri. Ecco qua i nostri protagonisti che stanno salendo su. C'è Alessandro Perini che ritorna alle competizioni da tempo che non lo vedevo più. Poi qui questo atleta invece Felici proviene da Terni. Ogni tanto gli capita di venire a gareggiare qui nelle Marche. Poi la Francesca Capobelli che sta salendo. Poi abbiamo visto anche Giorgi. E via via i nostri atleti. Stiamo aspettando ora naturalmente il passaggio delle altre ragazze, mentre stanno sfilando qua i nostri atleti. In questo tratto ora qui c'è veramente da impegnarsi per salire su fino alla chiesa di Santa Croce. Eccoci ancora con questa giornata, devo dire, fortunatamente, vi dicevo, era attesa pioggia, ma ci siamo salvati, anzi siamo salvati bene, devo dire, acqua proprio non l'abbiamo vista affatto. Ha fatto due goccioline sulla tarda mattinata verso mezzogiorno, ma intanto abbiamo visto la Cerretani, atleta di Monte Cassiano, con altre immagini qui di questa bella scalinata, e poi gli altri, c'è cioè la Tarquini, Loredana Tarquini, quindi Santini, Capobelli, la Cerretani, poi c'è la Campelli, la Tarquini, poi c'è anche Ilena Buglioni, che è atleta di casa, c'è la Mattei, la Lavernier, Conti, Maria Cristina, c'è Noemi Mogliani, la Barbini, la Donati, insomma sono complessivamente circa una settantina le signore. Qui siamo al Sasso d'Italia dove si gira, ecco sempre Giovanni in testa, qua la nostra signora che ci saluta, simpaticissima. Ecco qua intanto il nostro Marvin Perugini che è in seconda posizione mentre gli altri atleti stanno salendo su, naturalmente lui sta scendendo. Ecco che incrociamo i vari protagonisti, abbiamo visto qua Bianchi e poi ancora Mazzoni, Costantini, Marinelli, questo è Davide Simonacci che sta incrociando proprio qui Perugini e qua la Santini, eccola qua che sta rimontando, Simona Santini è partita prudente, avete visto anche la Capobelli in seconda posizione e via via gli altri atleti, abbiamo visto anche Elio Severini che è salito già su, qua Giovanni Moretti se la prende ora piuttosto calma, me l'aveva confermato addirittura il presidente dell'Atletica Potenza Picena, Franco Leandrini, e mi diceva qualche giorno fa, dice Giovanni dopo la gara di Castelfidardo ha avuto un problema tendineo ad un piede, quindi non sta molto bene, ma non, mi sembra invece che stia andando tranquillamente, senza nessun problema, non lo vedo forzare più di tanto, né zoppicare, insomma la sua andatura è corretta, quindi devo dire che probabilmente questo disturbo alla zona sopraplantare è completamente stata riassorbita, è stato riassorbito questo disturbo. Eccoci qua ancora con i tanti atleti che stanno salendo su, questo è un tratto di pianura o di falso piano, qua intanto Giovanni tranquillamente. In questa settimana citiamo qualche cosa che è avvenuto di buon valore, come il terzo posto a quella che è la 100 km del Passatore da Firenze a Faenza di Paolo Bravi, terzo, vittoria di Calcaterra, è l'undicesima edizione che si porta a casa Calcaterra, e ha corso Calcaterra in 6 ore 58 e 14, mentre Paolo Bravi ha ottenuto il terzo posto in 7 ore 48 e 35, un'ottima prestazione per questa edizione del Passatore di Paolo Bravi. E poi cito anche
per quanto riguarda la categoria allievi, Giorgio Olivieri nel martello ha ottenuto a Pescara, martello da 5 kg, l'ottima misura di 67,21 m, mentre sempre nella giornata di sabato Emma Silvestri, ragazzina cadetta, ha ottenuto il record regionale nei metri 1200 e poi proprio nella giornata invece di martedì a Roma nei campionati studenteschi nei metri 400 ha fatto il miglior tempo, poi ci saranno le finali domani, cioè il mercoledì, e martedì alle ore 9 ha ottenuto nei 456,86, pensate, questa ragazzina che è ancora cadetta, quindi ottimo livello, quindi ottimo, ottime prestazioni per quanto riguarda l'atletica marchigiana. Intanto qua siamo passati nelle ville celebri di Macerata che hanno molto verde. Ecco qua intanto Giovanni Moretti, ancora sempre lui al comando, dietro la situazione è immutata, siamo al 10° chilometro, eccoci qua ormai all'arrivo con Giovanni che si va ad aggiudicare questa 32esima edizione TDS, che registra i tempi con i vari chip che gli atleti hanno. Eccolo qua Giovanni Moretti che si porta a casa questa vittoria in 42,07, e poi arrivano, vedete, con i passeggini le varie mamme, un gioco per loro, questa ragazzina con il suo cagnolino che sta correndo allegramente, questa signorina invece ne ha due. In seconda posizione Marvin Perugini, casette d'ete, 43,29, nuova divisa. E poi andiamo a guardare qua intanto Simona Santini, che è lei in terza piazza, al suo fianco vediamo Pianesi, questo ragazzo di Villa Potenza che vi dicevo. Poi dietro abbiamo, vedete, gli altri protagonisti, Mazzoni, Costantini, e qua arriva anche Michele Antonelli, poi dopo lo sentiremo, l'abbiamo intervistato con la mamma, ha fatto una passeggiata con il suo cane, marciatore azzurro, ha disputato a Roma i mondiali. E Riccardo Pianesi è terzo intanto a livello maschile e Simona è quarta assoluta addirittura, Simona ha impiegato 46,04, e poi arriva Bianchi, Doriano Bianchi, e poi Cristiano Mazzoni è sesto classificato complessivamente. Ecco qua la signora con i gemelli, buon lavoro per lei. Poi c'è Costantini dell'Acri Macerata con la maglietta non ufficiale, poi c'è Giuliano Marinelli col 160, poi Lorenzo Felici, eccolo qua questo atleta della podistica Terni. E poi andiamo un po' a vedere chi c'è al decimo posto e troviamo Davide Simonacci, ex calciatore. Ha fatto una sola gara nei 100 e ha fatto 11,4. Pensate, se avesse continuato a fare atletica sarebbe stato un ottimo atleta. E poi arriva Perna, Simone Perna di Loreto. Poi Fernando Bartolucci col 319, si precede Gian Santi, lo vediamo dietro. Poi c'è Berini, dottor Berini, dentista, medico dentista di Corridonia. Poi Mauro Perlini, immancabile, Mauro è quindicesimo classificato, Mauro. E poi dietro ancora c'è Bubbolini, poi dietro c'è Elia Manzotti. E questo qui vediamo Francesca Capobelli, che va via con Manzotti, che ancora deve arrivare, sta correndo insieme a lei. C'è anche Patrizio Giorgi, eccolo qua che arriva Manzotti, 17esimo dell'Osimo Bracaccini, atleta ventenne. Poi Francesca invece è del 70, vedete un po' come corre, che agilità che ha. La figlia e il marito sono lì ad attendere Francesca, eccola qua Francesca che si toglie il chip che ha riconsegnato. Poi abbiamo visto l'arrivo di Giorgi, questo Alberto Gentili, subito dietro c'è Antonio Renga dell'Acri di Macerata. Poi registriamo l'arrivo di Micheli, Bartolini, Giacometti, Binci, Catena, ed ora andiamo a sentire anche qualche protagonista, in particolare questi signori dell'ufficio postale. Sentiamo un po' com'è andata per loro questa esperienza. E siccome i postini devono essere precisi, veloci e consegnare la posta con rapidità, vi fanno correre. Certo, grande giornata, grande evento, speriamo che Poste organizzerà ancora un evento del genere. Cerchiamo di essere primi un po' in tutto. Grazie. Quanti siete? Siamo una quindicina, credo una quindicina di Poste. Provenite da dove? Da quale sede? Io vengo dalla filiale di Fermo, ufficio di Amandola. Com'è andata quest'oggi? Bene, benissimo, bella giornata, bell'evento, sono contento davvero,
Speriamo che Poste sarà presente ancora in queste occasioni e in altre dove sicuramente riusciamo ad essere più competitivi. Abbiamo detto della Stracanina e andiamo a sentire qualche protagonista che si è cimentata in questa attività. E Giulia ha corso con Lara, com'è andato? Tutto bene, è andata una corsa abbastanza tranquilla, però comunque il cane si è divertito anche con i suoi simili e è andato tutto bene. In genere i cani mai si fermano ad annusare, invece che succede quando c'è da correre? Ma quando c'è da correre loro stanno insieme ai padroni, non si distraggono, vabbè ci sono le classiche pause per bere, per fare i propri bisogni, però non c'è nessun problema per altre pause. È un cane impegnativo questo? No, non ha nessun problema, è tranquillissimo, a volte hanno dei pregiudizi sulla razza, però è un cane tranquillissimo. Allora signora, l'ha convinta? Sì, abbastanza. È un buon venditore. Sì, che tipo di scarpa sceglie? Beh, dipende da quello che uno deve fare. Se si deve allenare, una scarpa. Se si deve gareggiare, c'è bisogno di un altro tipo di scarpa. Tra quelle qui che vediamo, qual è la marca che lei preferisce? New Balance. Perché? Perché per come io corro è la scarpa che si adegua meglio alla mia corsa e al mio piede, quindi non ho problemi e mi trovo bene così. Ora sentiamo però chi le vende le scarpe. Beh, insomma qui oltre alle scarpe però vedo che si sta espandendo anche l'attività del Nordic Walking. Esatto, è un'attività che sta prendendo molto piede qui nella zona, diciamo in tutto il resto d'Italia, e per già tutti i prodotti che trattavamo con Brooks, New Balance, Adidas, abbiamo inserito anche la sportiva, che è considerata diciamo il top per chi fa attività in montagna. Il centro maggiore dove c'è questa richiesta, diciamo, per quanto riguarda questo New Nordic Walking, qual è? Ma diciamo che il nord è strafrequentatissimo, hanno la fortuna anche dell'ambiente, tutto quello che li circonda. Qui nelle Marche? Qui nelle Marche sta prendendo molto piede e cerchiamo di ampliare sempre di più, portare sempre più gente a questo tipo di attività. Perché è salutare, si sta all'aria aperta, si va in montagna, relax, non c'è magari l'ansia del risultato, quindi è molto più rilassante. Si cammina tranquilli. E si cammina tranquilli all'aria aperta. E Francesca, quest'oggi il secondo posto, ti sei accontentata? No, e la sentina è talmente forte che non è irraggiungibile. Senti, ma tu gareggi, ma all'arrivo c'hai sempre la gradita compagnia del marito e della figlia, che applaudono e fanno le foto. Sempre, loro mi seguono sempre, prima gareggiava anche mio marito con mia figlia col passeggino e mi seguivano sempre in tutto. Senti, per una signora che ha famiglia e deve lavorare magari, com'è difficile trovare il tempo per allenarsi, insomma, che cosa bisogna fare? Allora, il tempo se uno vuole lo trova sempre, io ho quattro figli, lavoro e tutta la famiglia eppure riesco a trovarlo, e la passione è tanta e la corsa ti fa sentire veramente bene. È un modo proprio per sentirsi liberi. Esatto, a me piace tantissimo l'aria aperta e poi quando veniamo a correre ci conosciamo tutti, un modo anche per fare amicizia e socializzare. Lei gareggia per l'Osimo Bracaccini, ma risiede dove? Io sono di Agugliano, però mi sono assegnata con la società e mi trovo molto bene. Ad Agugliano non c'è qualche altra signora che la imita? C'è Renata che lo stesso viene sempre a tutte le gare. Il marito? Con il marito, con Pino, e loro lo stesso sempre insieme corrono uguale. Bene, buona corsa. Grazie mille, arrivederci. Ed ora siamo quasi alla conclusione di questa bella manifestazione con Ulisse Gentilozzi, l'organizzazione che quest'oggi questa gara ha toccato diversi aspetti culturali anche. Sì, oltre alla classica gara podistica, i 12 km e la 4 non competitiva, abbiamo fatto d'accordo con la Curia la corsa delle 7 chiese, per cui nel centro storico l'abbiamo girato per lungo e per largo. L'anno scorso è la prima volta che l'abbiamo fatto, è piaciuto moltissimo e l'abbiamo ripetuto. Poi per la 12 siamo andati a Sasso d'Italia, dentro l'ex manicomio, un parco bellissimo. Abbiamo cercato di accontentare tutto. Da noi non vengono i campionissimi, vengono persone che si allenano, che hanno anche delle notevoli doti, ma anche coloro che i cosiddetti tapascioni
per cui noi dobbiamo cercare di accontentare tutti, gli agonisti e gli altri. Siamo un'associazione di promozione sportiva e dobbiamo promuovere lo sport, il modo, perché oggi vediamo che quello che io vado predicando da tanti anni, bisogna muoversi, perché dicevano siamo la regione più longeva d'Italia, oggi la vita media si sono accorti fino a che sta diminuendo, quindi oltre alla manifestazione basta muoversi. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo organizzato la Straganina, la Baby Running, il Nordic Walking. Molte famiglie. Molte famiglie. Questa mattina 200 iscrizioni dei singoli ci sono state. Io ieri ero un po' abbacchiato perché stavamo sugli 800 persone. Ma che non sono poche. Come? Che non sono poche, specialmente oggi che sta diminuendo. Però a me il 1000 è il numero come minimo che vorrei raggiungere. Ringrazio prima di tutto il Padre Eterno. Ringrazio l'assessore Canesin e sto un po' arrabbiato con l'intera amministrazione perché fino a ieri sera alle 11 sono stati occupati da quelli delle biciclette, non so che, quindi stamattina ci siamo dovuti alzare alle 4 e portare su tutto il materiale perché da solo non si fa niente. Abbiamo più di 30 CB, abbiamo il parcheggio gratuito per coloro che vogliono parcheggiare nel Park C, quindi lo sforzo finanziario è notevole, però quando le persone sono contente, vengono a fare i complimenti, ci ripaga di tutto. Bene, senti, una curiosità, ti vedo con un cappellino Forza Maceratese, come mai? Me l'ho messo apposta, noi ci ricordiamo da giovani, io dal 58 seguo la Maceratese. Leopardi diceva, la gioia è una pausa fra un dolore e un altro, con la Maceratese e la Fiorentina di cui sono tifoso, questa è la massima. Poi abbiamo sempre sofferto. 4 anni fa stavamo per retrocedere in promozione, la dottoressa Tardella ci ha fatto sognare, per me viva la Tardella e basta, noi italiani e marchigiani in particolare siamo abituati soltanto a criticare. Abbiamo visto prima arrivare Michele con il cane, ha passeggiato quest'oggi, ma tu sei un marciatore, insomma ormai è entrato nell'elite nazionale, come sono andati questi mondiali? Allora, oggi sì, ho accompagnato mamma a fare una camminata con il cane, tanto per divertirci un po' e per staccare. I mondiali sono andati molto bene, a Roma abbiamo portato a casa un discreto tempo per quello che potevamo fare. Purtroppo ci sono stati inconvenienti a fine preparazione a causa di una piccola influenza e poi una caduta durante la gara, però io sono stato super felice e soddisfatto della prestazione. Senti, oltre alla tua prestazione, vogliamo sentire un pochettino il tuo parere per quanto riguarda questo ritorno di Schwarzer. Diciamo, gli azzurri come l'hanno accettato? Beh, noi siamo stati, comunque c'è un regolamento, io non posso sbilanciarmi su questo, però c'è un regolamento che dice che comunque dopo una squalifica doping gli atleti possono tornare e Alex ha dimostrato che poteva tornare, ha vinto perché è un atleta molto forte e quindi noi l'abbiamo accolto come si accoglie un compagno che ritorna in nazionale dopo aver sbagliato e pagato giustamente per gli errori che ha fatto. Senti, ma poi diciamo che c'è la garanzia di Alessandro Donati. Esattamente, sicuramente adesso il problema non c'è più perché comunque lui viene controllato da quello che so più volte durante la settimana e si allena comunque con un personaggio che è proprio una figura dell'antidoping importantissima, quindi questo sicuramente non è, lui è un talento naturale e quindi ha vinto perché comunque è veramente forte, tutto qua. La tua previsione, tua e degli altri azzurri per quanto riguarda le Olimpiadi? Secondo me sulla 50 avrà un'ottima possibilità di vincere e sicuramente di arrivare a medaglia se farà la sua gara. Bene, ce lo auguriamo tutti noi. Anche io, speriamo. In qualche gara fa mi era stato detto, ma Giovanni è infortunato, non sta bene, ma oggi non mi è sembrato che tu fossi infortunato. Sì, ho avuto un piccolo stop dopo Servigliano qualche settimana fa, un'infiammazione sul dorso del piede. Ho avuto un attimo rallentare la preparazione e mi è saputo un po' fatica, però purtroppo questo è il gioco. Leandrini era in pensiero, insomma, cioè qua se ci si ferma Giovanni, addio. Sì, ogni tanto mi chiamava durante la settimana preoccupandosi delle mie condizioni. È stato via, insomma, alla fine è passato. Quest'oggi tutti dicevano Giovanni va piano, ma tu piano non sei andato. Ho cercato di fare il mio allenamento, il mio passo, tanto ormai è quello lo standard, quindi niente.
Salita e discesa sempre uguale, eh? Motore? Sì, sempre uguale, anzi preferisco un po' la salita che la discesa, perché questa è la mia casa praticamente. La prossima settimana sarai a fare la mezza ai due conventi? Penso che la settimana prossima vado in Ancona a fare un 5.000 e proviamo un attimo le sensazioni, tanto per provare. Beh, io prima della gara avevo detto al secondo operatore che seguiva le donne, dico guarda, segui Simona perché sarà lei la vincitrice. Sì, beh, oggi me l'ho presa abbastanza tranquilla, ho fatto la prima parte di gara tranquilla, poi la seconda parte sentivo che le gambe andavano, ho aumentato un pochino. E oggi bel percorso, impegnativo, tutto sali scendi, non le gradisco molto questi percorsi, però vabbè, alla fine è sempre un buon allenamento. Hai apprezzato il centro storico di Macerata? Hai visto che chiese, che monumenti, che bella città? Beh, mentre si corre non è che si apprezza molto, anche perché uno pensa alla gara, però Macerata già la conosco, è una bella città, poi la partenza anche qui dal piazzale Diaz è suggestivo, una bella gara. Ormai diciamo che queste gare podistiche portano spesso gli atleti nel centro storico, come succede magari a Iesi, a Sant'Elpidio a Mare, insomma in altri centri. Insomma, tu come lo giudichi questo tipo di rapporto tra sport e cultura? Ma sicuramente è un bel connubio. Diciamo che per chi corre magari i passaggi nei centri storici sono impegnativi, perché ci sono comunque i San Pietrini, quindi il livello di appoggio non è eccezionale, però alla fine è sempre un bel vedere, sono percorsi differenti che sicuramente piacevoli anche dal punto di vista delle persone che comunque ti fanno il tifo, quindi ben vengano. E nell'intervista precedente che ho fatto ad Ulisse mi diceva grazie ad Alferio Canesin, l'assessore. Oh, grazie Alferio Canesin, grazie all'amministrazione, ma grazie a loro che organizzano una manifestazione da tanti anni e c'è sempre questo successo che abbiamo visto oggi. L'amministrazione comunale non può non sostenere iniziative di questo genere, non può stare vicino a gente dilettante che tutti i giorni va, si allena e vengono a questo tipo di manifestazioni. Manifestazioni che non ci sono soltanto quelli che corrono, la podistica e via dicendo. Oggi abbiamo visto Nordic Walking, i cani, le carrozzine, insomma è una festa, non è una manifestazione sportiva, è una festa di tanta gente che si incontra, che sta insieme e quindi insieme a questa gente c'è per forza l'amministrazione comunale. Una festa che però è sfociata anche nell'aspetto culturale e artistico, poiché la visita delle chiese, del centro storico. Sì, sì, ecco. La capacità che ha avuto l'US Agli di mettere insieme la parte sportiva con la parte culturale della città. Noi sappiamo benissimo che Macerata offre a livello culturale tanto e tantissimo. Mettere insieme queste due cose è importante e quindi un grazie all'organizzazione, alla podistica, alla US Agli e grazie a tutta quanta questa gente che è venuta qui a fare da corollario a questo spettacolo, perché oggi è una bella giornata in un posto molto bello, in una città che offre tanto anche dal lato culturale, quindi un grazie a tutti loro. Ed eccoci qua ora con la locandina della prossima manifestazione e una novità, una maratonina dei due conventi da fare, perché naturalmente è una prima edizione, ma come sappiamo è sempre ben organizzata, è una prima prova del CDS Master e quindi non bisogna mancare a questa competizione, quindi appuntamento fisso a Treia.